Adesso sì, oh, buonasera carissime befane telespaziali, benvenute. Avevo dimenticato addirittura di accendere il microfono perché, che volete, in questa giornata un po' agitata, insomma le befane si sono un pochino agitate, oggi ho saputo, ma avremo modo di parlarne. Intanto, per festeggiare degnamente la nostra festa, abbiamo riempito lo studio di befane e ve le presento tutte. Cominciamo qui, sono venute a trovarci direttamente da Cosenza la nostra Antonella, buonasera, benvenuta. Buonasera. Elena, la nostra carissima Elena, vi sentite un po' befane sì, oggi? Sì, sì, come? Oh, tutto, ci sentiamo delle befane buone, però ma avremo modo di parlarne in questa lunga serata. La nostra cuoca befana, la nostra carissima Buonasera, Tonia. Buonasera, bentrovati. È venuta buonasera, perché tesoro. Buonasera, come ti senti? Tu una befana. Ecco, esatto, come ci sentiamo un po' tutte. Come tutte. E altre due bellissime befane, la nostra carissima Armida da Cosenza e la nostra Rita Selvaggio, la nostra amica. Un applauso anche a voi. Oh, eccoci qua. Sonia. Gioia mia. Come ci sentiamo? Una giornata avrà portato dolce, avrà portato cenere, carbone. Un po' di cenere, sicuramente un po' di dolci. Ci porterà una ciambella perché quella sì. È il nostro primo piatto. Chissà se anche la nostra cucina un po' questa sera si sente un po' imbefanita, vero? Certo. Allora, certo. Che ciambella faremo, Sonia? Facciamo la famosa ciambella bicolore, Simone, che non siete riusciti a fare le altre sere. Brava. Così accontentiamo un po' di persone, va bene? Ok, allora andiamo, cara regia, con i nostri ingredienti e cominciamo con la nostra Sonia che è tornata a trovarci, la ciambella bicolore, 300 g di farina, 250 g di zucchero, 3 uova, 250 ml di latte, 250 ml di olio di semi di girasole, lievito per dolci, cacao quanto basta e liquore quanto basta. Perfetto. Sonia. Andiamo allora a cominciare. Andiamo a prendere le uova, abbiamo detto 3 uova, sono state lavate precedentemente. Intere, tutte e tre? Oppure... Tutte e tre intere, sì, questa volta non vanno... Non vanno separate. Separate, no, no, no. Ecco qui. Allora, Antonella, abbiamo pronto? Una telefono. Pronto! Zia, sei pronto? Tu! Cara zia, ciao! Ciao, cara nipote bella! Come stai? Sono un'altra befana io! Carissima befana, benvenuta tra di noi! Questa ciambella bicolore, tu la sai fare? Ma io non la so fare, bella di zia, non la so fare! Cara zia, veramente sei stata fantastica quest'oggi, io ti ringrazio per questa parentela che abbiamo scoperto, mi fa molto piacere sentirti. Carissima Claudia, vuoi salutare le nostre amiche qui in studio? Sì, tutte quelle quattro befate, sì. Bene, bene, ecco qua. Ma ce n'è di befane, insomma. Intanto tu, Sonia... Ho messo lo zucchero nelle uova e vado a cominciare... A frullarle. Ce n'è di befane, Sonia, in giro. Bacioni. Ciao, bella, ciao Claudia, tutto a posto? Tutto a posto, beh, sì, tutto sono a posto. Contenta. Cara Claudia, prego. Hai visto che ti hanno venuto le nostre befane? Hai visto? Sono contentissima. Ti potevi aggregare.
questa sera quando l'abbiamo vista arrivare veramente sono stata molto molto contenta. Anch'io, sì, veramente, perché una bellissima conoscere sorpresa. I nostri spettatori proprio da vicino è fantastico, io vi conoscerei tutti quanti, veramente Claudia. Poi soprattutto adesso che ho scoperto che siamo parenti. Certo. Comunque, do un saluto alle mie colleghe di Cosenza. Ciao Claudia. Ciao. Ciao, ciao, ciao Claudia. Un abbraccio a te e a Sonia. Ciao Claudia, anche io ti abbraccio. Ciao, tesoro. Fai bene ad essere di poche parole perché hai già detto tanto, va bene? No? Ecco, arrivederci, buona serata. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Allora, mentre la nostra Sonia abbiamo detto tre uova, lo zucchero. E ora andiamo a mettere piano piano la farina. Io intanto chiederei, mentre la nostra Sonia accende, aggiunge la farina, chiederei alla nostra Antonella come è andato il viaggio. Cristo! Buonasera, la mia foto ha funzionato, ha visto come sono arrivate tutti? Mamma mia, infatti con queste sono arrivate, guarda, le hanno parcheggiate qui. Sì, sì. Le hanno parcheggiate qui. La turbo. Chiediamo alla nostra Antonella come è andato il viaggio da Cosenza qua. Il viaggio è andato benissimo. A Natale siamo venuti. Ciao, aspetta, Cristo. Ciao. Con la zuppa turbo, vero? Sì. Stava dicendo, Cristo, ascoltiamo la nostra Antonella. A Natale siamo arrivati con i cammelli, quindi eravamo stanchissime. Oggi invece siamo arrivati con la scopa. Oh, e abbiamo fatto un giretto su per i cieli della Calabria, bellissimo. Che guarda. Cosa avete visto di particolare? Tante cosine carine, guarda, però c'è una cosa in particolare. C'è la Befana che è rimasta attaccata all'antenna di telespazio. Allora, Cristo! L'abbiamo contaminata d'Antonella. Ormai guarda, sono provvedete. Tutte contaminatissime. Intanto sì, noi, Christoph, stiamo facendo la ciambella con il cacao, quella che volevamo fare qualche sera fa. Cosa stai aggiungo facendo? Aggiungo un po' di latte. Un po' di latte. Perché il giorno della settimana la ciambella non deve mancare. Non deve mancare come non è mancata ieri sera. Christoph, com'è stato il resoconto della tua puntata di ieri sera? È stato un successone, dove vado mi fanno tutti i complimenti, sia a me che a te. Grazie Cristo, fai tanto. Io vorrei far notare che dato che ieri sera non sapevo, tu stai aggiungendo la farina, che cosa fosse quella fialetta, quegli aromi all'arancia, guarda qui la nostra carissima Elena questa sera mi ha portato tutte le fialette con gli aromi. Brava Elena, un bacione Elena. Ah, Simona, scusa, volevo dire una cosa alla signora che ha chiamato ieri. Saluto la bellissima amica. Ciao, Cristo. Intanto, Cristo. La mia amica Rita. Ciao, Cristo. Sono tutte quante qua. Anche aggiungo Sonia voleva l'olio, dire... Simona. Sì, Sonia sta aggiungendo l'olio. E Sonia voleva dire... Oh, carissime Stefane. Sì. Io vi mando un grossissimo bacio. Vi auguro un buon divertimento. Grazie. E ci sentiamo casomai più tardi, ok? Noi ti aspettiamo in casa. Buone a tutte, ciao. Un bacio. Cosa volevi dire, Simona? Sì, ti volevo dire, Simona, siccome vedi che ieri la signora ha chiamato dicendo se poteva mettere le arance spremute. Buonasera, cara signora, arrivo subito da lei in un secondo. Sì. Allora, per evitare, lei li può mettere il succo d'arance e per evitare che non venga su la torta, invece di una bustina ne aggiungi una e mezza, due. Ah, se aggiunge il succo d'arancia. Sì, se vuole aggiungere signora, il succo d'arancia. Con chi parliamo? Buonasera. Saluto le Befane. Cara, anche a lei benvenuta nel nostro club, cara signora. Come si chiama? Antonella. Antonella da Castrovillari. Buonasera. Ciao. Saluto le Befane di Cosenza, saluto. Ricambio. La Befana di Castrovillari. Perché questa è una. Una che Befana. A che scuola? Dovrebbe essere già a letto. È piccola questa Befanina, vero? Befanina. Sì, a questa ora dovrebbe essere già a letto. Come mai si trova già andata? Ma perché per questa notte, per questa sera abbiamo deciso di fare una deroga. Cara Antonella, quanto ti senti Befana oggi? Vado a ungere la tenda intanto. Sì.
Non ho capito, Simo. Quanto ti senti Befana oggi? Io tanto, tanto oggi. Oh, benissimo, benissimo. Siamo un numero nutrito di Befane, vero? Ecco, saluto pure con l'altra Befana di Maria Teresa, che oggi ci siamo sentite e detto mi devi salutare se prende la dignità. E vedrai che tra poco...